Buonasera. La filosofia ha trattato il fenomeno della guerra non sistematicamente, nell'ambito di particolari studi della speculazione filosofica. Temi connessi alla guerra sono stati valutati soprattutto sul piano etico e possono trovarsi inclusi negli autori di sociologia, antropologia, filosofia politica, filosofia del diritto e filosofia della storia. Per una valutazione critica della guerra, non per una sua epistemologia, si può quindi ricorrere alla storia della filosofia, dove vari pensatori ne hanno trattato da diversi punti d'approccio. Ne parleremo con gli ospiti oggi in studio. Apostolos Apostolou, professore di filosofia politica e sociale alla Scuola Nazionale di Pubblica Amministrazione ad Atene, ha insegnato antropologia filosofica all'Università di Scienze Sociali e Politiche Pantheon, tra le più antiche università di scienze politiche in Europa, anche visiting professor all'Università di Padova, scrittore con all'attivo ben oltre 15 libri. E Marcus Klienke, professore di filosofia moderna e di etica sociale alla Facoltà di Teologia di Lucano, è impegnato per una conciliazione critica tra cristianesimo e modernità attraverso l'attuazione del pensiero di Antonio Rosmini, direttore della cattedra Antonio Rosmini della Facoltà di Teologia di Lucano, professore inviato presso la Pontificia Università Lateranense Roma e docente presso lo Studio Teologico San Francesco Milano, affiliato alla Pontificia Università Antonianum Roma. Benvenuti, buonasera direttore. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, Buonasera anche da parte mia, buonasera da Lugano. Microfono, direttore. direttore, c'è un problema con il suo microfono. Io sono lì, devi avere due personaggi come voi, stasera qui con noi. Beh, oggi è andata la diretta, è fatta così anche. Del vostro calibro, di due scuole greca e di Lugano, ci cioè allontano dalla realtà attuale di ciò che ci circonda. Noi abbiamo voluto fare questo incontro oggi, la filosofia confronto, per capire un pochino dove stiamo andando, in questo in particolare la guerra in Ucraina, in particolare, cioè la filosofia come può farci capire del mondo in cui stiamo vivendo e il periodo in cui stiamo attraversando, anche se dicono molti. E mi rivolgo al Marcus, no? Che la guerra, cioè che la pace si costruisce attraverso la guerra, o come dire, per costruire bisogna demolire. Professor Marcus, questo modo teoretico, no? Ma per costruire bisogna fare la guerra. Il mio pensiero è che per costruire bisogna distruggere, cioè il discorso siamo sempre là, insomma. Lei che ne pensa? Questa in realtà è una domanda centrale quando in filosofia si parla del rapporto guerra e pace, e questa provocazione viene principalmente da uno dei maggiori teoretici di una legittimità della guerra, che è von Clausewitz, che siamo all'inizio del 1800. Lui diceva addirittura ogni guerra inizia dal momento in cui un popolo ha la necessità di difendersi. Perché quando siamo a livello dei popoli e non semplicemente di un individuo, il diritto di autodifesa è senz'altro un diritto riconosciuto a livello internazionale. È una situazione di pace dove l'invasore, invade, si sottomette un popolo e ufficialmente non ci sono più, azioni belliche, nessuno chiamerebbe questa situazione effettivamente una situazione di pace. Quindi bisogna, però adesso abbiamo anche un po' di tempo, su riflettere che cosa significa pace. Significa non semplicemente assenza di azioni belliche. Se c'è un diritto di autodifesa, in realtà la realtà di azioni belliche non si possono mai escludere a livello politico. Una volta che ammettiamo questo diritto, ci sarà da parlare.
Infatti poi Clausewitz dice appunto la guerra inizia laddove noi diamo questo diritto anche ai popoli. E da lì si delinea una prospettiva di una riflessione molto realistica di filosofia politica, che però allo stesso momento anche pericolosa. La riflessione realistica dice che spesso le situazioni di pace non fanno altro che nascondere delle tensioni che però in realtà ci sono. Sono come in un certo senso una situazione dove la neve copre qualcosa, ma in realtà la brace dell'estate che fa sciogliere la neve e che fa in qualche modo esprimere e fa esplodere questa situazione è una situazione che non fa nient'altro che mettere alla luce del giorno delle tensioni che comunque ci sono. È sempre conflittuale il rapporto tra popoli, la storia dell'umanità è andata avanti sempre in maniera conflittuale, quindi la guerra non è nient'altro che qualcosa che fa parte della politica. Politica significa espressione di volontà di un popolo. Se abbiamo molti popoli che esprimono la loro volontà, allora la guerra è un mezzo con il quale queste volontà politiche si realizzano e cercano di imporsi sugli altri. Questo, ripeto, è una determinata visione, non è la visione della filosofia, di alcuni filosofi, di filosofi come appunto von Clausewitz, come un Carl Schmitt, anche Georg Friedrich Wilhelm Hegel entrerebbe in questo filone, in questa prospettiva. Però è, per quanto sia realistica, per quanto magari adesso molti spettatori, spettatrici possono pensare, sì, in effetti è una visione realistica e almeno prende fotografa seriamente anche purtroppo la situazione umana com'è, dall'altro lato è anche una visione molto pericolosa. E perché la chiamo pericolosa? Per me è pericolosa perché porta la guerra in una prospettiva di giustificazione. In questa prospettiva la guerra sembra comunque innanzitutto giustificata. Cerchiamo di eliminarla, cerchiamo di mettere le argini. Anche von Clausewitz formulava questa teoria non per osannare la guerra, ma per porre la guerra in una prospettiva politica e quindi per gestirla. Quindi anche per poter applicare principi filosofici, etici, politici alla stessa guerra, per impedire che la guerra ci scappa di mano e diventa soltanto un'affermazione di volontà cieca di un popolo. Per quanto sia realistica questa prospettiva, e ripeto, abbia anche le sue dimensioni, se vogliamo così, in un certo senso etiche, dall'altro lato è molto pericolosa, perché, come ho appena detto, pone la guerra in una prospettiva di giustificazione. Io cercherei in filosofia di andare oltre, di richiamarmi ad altri autori sui quali magari torniamo poi anche a parlare, su autori che appunto ritengono che come almeno una prospettiva di indicazione, come una regola, come un'idea regolativa, il fine da perseguire non è mai quello di realizzare la volontà di un popolo e forse anche con la violenza. L'idea regolativa deve essere quella di una situazione di pace, perpetua. Von Clausewitz dice che la guerra è la politica degli altri mezzi, no? Cioè, la guerra è politica, cioè, ma però nella politica noi abbiamo politici, non abbiamo militari di carriera. Qui invece, qui abbiamo politici e militari di carriera, questo discorso binomio, no? La politica, la guerra è la politica con altri mezzi, cioè, è un qualcosa un pochino contraddittorio questo discorso, cioè, secondo lei che è vero. Qualora l'unico fine fosse appunto quello di affermare una forza militare, allora sì, però potrebbe essere anche un mezzo per affermare in un certo senso fini politici. Ripeto, non sono di questo avviso, perché spesso questo è affermazione, lei dice di regimi militari e ci sta anche, però in ogni caso diciamo di una concezione autoritaria di un popolo.
una idea di un popolo dove la volontà del popolo si lascia riunire nella volontà spesso di un autocrato o nella spesso di una volontà di qualcuno che poi decide anche in che modo appunto la volontà del popolo si deve imporre per mezzo della guerra. Questo è forse un concetto che mutatis mutandis, applicando alla presente situazione, no? Si può forse anche applicare a determinate politiche di Putin, magari forse anche di molti altri in questo mondo, no? Dove la guerra viene ancora visto come un mezzo per affermarsi di un popolo. Però vediamo anche perché hanno ragione quelli che dicono, anche quei filosofi che dicono, che le democrazie non tendono a realizzare la politica con strumenti di guerra. Sono comunque regimi, lei dice militari giustamente, o comunque autocratici, che ricorrono a questo, tra virgolette, giustificato mezzo della politica. Democrazie tendono a realizzare la propria volontà politica con altri mezzi, con mezzi pacifici. Ok, vorrei fare una domanda al professore Apostolos Apostolou. Professore, mi sente? Sì, sento. Allora, Un terribile amore per la guerra di James Hillman si apre con una scena del film sul generale Patton che passeggia per il campo di battaglia a combattimento finito. Lo scenario che si ritrova dinanzi a sé sono ovviamente la terra sventrata, i carri armati bruciati, i cadaveri e via discorrendo. Lui dinanzi a tutto ciò esclama: Dio mio, quanto amo tutto questo. Quindi per Hillman la guerra è una pulsione primaria della nostra specie e spazza via la pace perpetua teorizzata da Kant, risalendo al carattere mitologico di questa ambivalenza, cioè alla inseparabilità di Ares e Afrodite. Lei che cosa ne pensa? È davvero così? Sì. Storicamente, devo dire che il primo che ha parlato di guerra era il filosofo greco Eraclito di Efeso, quanto sosteneva che polemos, cioè guerra, è parte di tutte le cose. In greco antico, polemos patir pandon, cioè la guerra è dappertutto. Tutto cioè che esiste, come gli individui, gli dei o il cosmos, il mondo cioè, si afferma nella realtà attraverso una continua, quanto sanguinosa e pericolosa guerra, che allo stesso tempo appare bilanciata, armoniosa e persino bellissima. In altre parole, Eraclito non vede la guerra solo come una violenza armata. Il concetto di guerra è un elemento antagonistico della pace. E questo perché pensa sempre, Eraclito, la dialettica, cioè lo schema tesi, antitesi, sintesi, come diceva anche Hegel. Forse il concetto di guerra è sinonimo con il concetto di potere di Michel Foucault. Quanto Michel Foucault diceva, il potere venga già inteso come produttivo. Anche la guerra, secondo Eraclito, diventa regola dell'esistenza, unica speranza degli uomini di essere guerrieri in un mondo che della guerra ha fatto la sua stessa essenza. Anche nell'Omero è proprio delle sue opere, per esempio la Iliade, esistono tre forme di eroi. Aiadas ed Ettore rappresentano la guerra con le regole, Achille invece rappresenta la guerra violenta e Ulisse rappresenta la guerra malvagia che si muove abilmente per scoprendere l'avversario. Ulisse è l'unico sopravvissuto della guerra di Troia. Va bene. Secondo Platone ci sono due orizzonti.
la politica, dove educare i cittadini sia alla pace che alla guerra, e guerra, strumento per la politica, mezzo di governo che non deve essere condannato a priori, mira allo stabilimento dell'ordine e al perdurare della pace nella polis. E poi abbiamo il grande filosofo Aristotele. Nella Grecia antica Aristotele aveva cercato di giustificare la guerra da un punto di vista morale, definendola giuristicamente giusta in tre casi: per la difesa dei confini, per esercitare egemonia sui popoli conquistati e per ridurre in schiavitù i barbari. La guerra così era considerata giusto non per motivi specifici di difesa o liberazione, ma semplicemente perché dichiarata e combattuta secondo determinate procedure giuridiche. Ho capito. Senta, professore... Se posso dire, mi viene anche in mente, no, che la città ideale di Platone, che fotografa le tre dimensioni dell'anima, consiste dei filosofi, no, dei commercianti e dei guerrieri. E quindi vuol dire che la parte antagonista, no, la parte irascitiva, no, dell'anima si rispecchia poi anche in una parte della società che viene tradotta in guerrieri. Quindi è vero, no, questi filosofi traducono poi e prendono sul serio una dimensione comunque della natura umana, una dimensione della natura umana che è la dimensione irascibile, che è una dimensione che esprime una forza. Questo anche loro dicono che una loro riflessione sulla guerra è nient'altro che realismo filosofico. Però, ripeto, lo ritengo comunque una prospettiva che dal punto di vista di oggi dovremmo superare, ma su questo magari parliamo dopo. Sì, io volevo porre un'altra domanda. Come diceva il direttore Veragini prima, la politica è la guerra con altri mezzi. Quindi io a questo punto vorrei chiedere, ma la politica serve a frenare la violenza o invece cioè incrementa la violenza? E un'altra cosa, la pace deve essere garantita dall'alto, cioè dal potere, o dal basso, cioè in una prospettiva anarchica? A chi la domanda? Professor Apostolo, mi sente? Ha sentito la domanda? Sì, io? Parlo io? Sì. 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 Allora, devo dire che dopo l'antichità c'è il pensiero occidentale. Se analizziamo la storia della filosofia occidentale, ci accorgiamo che esiste una filosofia della guerra, ma non esiste una vera filosofia della pace, va bene? Per esempio, vediamo San Agostino, riconosce tuttavia che la guerra investe talvolta un valore positivo. Anche nella polemologia di Kant leggiamo che di volta in volta la guerra promuove lo sviluppo morale dell'umanità. E diceva, per esempio, dove c'è vita c'è conflitto, cioè la guerra è il progresso civile e morale dei popoli. La guerra è principio di salute per popoli infiacchiti, secondo Nietzsche. Va bene? Hegel diceva che la guerra preserva il valore morale dei popoli. La guerra garantisce non solo la risoluzione della controversia, ma esprime un alto valore morale. Anche secondo Grocio e Pufendorf, Grocio era il padre o il fondatore del giusnaturalismo moderno, sosteneva che ci sono giuste cause del fenomeno bellico. È tragico questo, no? E poi la guerra, per positivi marxisti, rimane un fenomeno naturale
è inevitabile. Anche Cicerone, possiamo ricordare, diceva: se vogliamo godere della pace, dobbiamo fare pace. Il filosofo Hobbes sosteneva anche lui: la società è una guerra di tutti contro tutti, bellum omnium, come diceva. E il grande Clausewitz sosteneva che la guerra non è che la continuazione della politica con altri mezzi. La guerra non è dunque soltanto un atto politico, ma un vero strumento della politica, del procedimento politico, ma sua continuazione con altri mezzi. Va bene? E la domanda che esiste una arte nella guerra? Secondo me è una grande domanda. Io credo, professore, per il discorso mi viene, mi sorge spontaneo, questo è questa grande guerra. A questo punto, allora, noi andiamo verso una guerra totale, perché sarà giustificata a questo punto. Sì. Se la guerra totale è il bene per avere la pace, la guerra totale sia. Cioè, però questo è il problema, è che la gente, il popolo, non credo che capisca questa filosofia di questo grande autore del passato che ci hanno tramandato tante belle cose, no? Sì. Che anche San Agostino dice la guerra è giusta, ma è giusta di che cosa? Cioè, adesso noi o noi non capiamo, o il mondo non è pronto a recepire questa filosofia, perché noi vediamo adesso, abbiamo le guerre di tutto il mondo, nessuno ci fa caso. Ci facciamo caso ora che c'è Ucraina e la Russia, c'è la guerra in Sudan, c'è la guerra in Africa, tutto il mondo è in guerra, magari guerre piccole, nascoste, tribali, ma guerra è. Cioè, il mondo, la politica attuale, come deve comportarsi fronte a queste cose? Me lo spiegate voi? Posso dire una cosa? Io differenzierei, è vero che tutti i filosofi parlano un po' della guerra e concordo con il collega, ma ci sono anche concezioni diverse dietro, mentre per Clausewitz la guerra è un mezzo della politica, e concordo. In Kant la guerra ha un altro significato, perché Kant vuole realizzare tramite l'idea del diritto, della repubblica, della libertà, una situazione di pace universale, dove la guerra casomai è l'eccezione. E questa è già un'altra, questa è già un'altra idea. Anzi, Kant dice: dobbiamo introdurre le repubbliche nel mondo affinché la pace sarà effettivamente resa impossibile. E questa è comunque un'altra idea, e la ritengo molto, molto importante sottolineare questo, che si introduce l'idea del diritto, della libertà, della repubblica, proprio per dire: la guerra non si, e concordo col collega, non si realizza la guerra semplicemente con un'altra idea di guerra. Ci vuole la domanda: come si lascia concretizzare la pace? Kant ci ha delineato una direzione. La teoria della guerra giusta è ancora un'altra teoria, perché la teoria della guerra giusta dice: la guerra è ammessa soltanto in alcune eccezioni, appunto quando è giusta. E la domanda è: quando è giusta? In fondo soltanto quando è una guerra, quando è giusta la guerra e non in altri momenti. Quindi ci sono concetti diversi: quello di Clausewitz, quello di Kant della pace perpetua e quello della guerra giusta. Oggi però si va verso un altro concetto. Oggi si dice: non possiamo neanche più giustificare la guerra, neanche come guerra giusta o come eccezione. Perché? Perché ormai abbiamo, a livello di produzioni di armi, a livello anche di crudeltà, a livello proprio di impatto della guerra, no, sulla realtà, un'altra qualità della stessa guerra. Una cosa è se facciamo la guerra con le baionette, e l'altra cosa è se facciamo la guerra con le armi nucleari. Per questo oggi, almeno dal punto di vista di autori, diciamo, che sono vicini anche alla dottrina sociale della Chiesa o a una determinata tradizione, diciamo, di pensiero pacifico, no? Ormai dicono: non parliamo più, per carità, di guerra giusta, parliamo di pace giusta, ossia poniamo la domanda: come possiamo concretamente costruire la pace? Perché l'idea, no, che con armi si lascia in un certo senso realizzare la pace,
oggi è un pensiero un po' più difficile rispetto a una volta dove le armi e anche il modo di fare la guerra era completamente diverso. Oggi bisogna porre la domanda, dopo una guerra, come possiamo concretamente di nuovo realizzare una politica di pace? Trovavo molto bello il piccolo lapsus di Daniela, ma non è una critica a Daniela. Daniela ha detto prima, non la guerra e la politica con altri mezzi, ma la politica e la guerra con altri mezzi, no? Sarebbe bello, no? Poter arrivare a questa prospettiva, a superare la guerra con la politica. Quindi dobbiamo trovare la possibilità e dobbiamo trovare anche il pensiero filosofico giusto, no? Per poter pensare una politica in servizio della pace che effettivamente riesca a superare la necessità della guerra. Se l'ira, se la violenza, se la competizione è qualcosa della natura umana, e questo è vero, riusciamo a canalizzarlo in modo diverso, no? Riusciamo ad avere istituzioni sociali di competizione, di sport, di non lo so, di istituzioni che riescono a incanalare queste, diciamo, queste espressioni della natura umana in maniera diversa che non è quello della guerra. Ma lei crede, professor Marcus, che dopo che lei crede, cioè, quello che ha detto è giusto, ma lei crede che adesso i paesi sono pronti a questo discorso? Ovvero i politici sono pronti a questo discorso? Non abbiamo una classe politica, non italiana, ma estera, che viene, ecco, il retaggio della Grecia. La Grecia è la culla, chiaramente, no? della tua figlia, comunità, cioè, tutto ciò che ha detto il professor Apostoli, i greci, è vero, la Grecia era un paese guerriero, no, professore? Un paese guerriero che viene, però no, all'epoca, noi adesso, la mia paura è che non abbiamo i politici di certa statura, la statura di mentalità capace di interpretare ciò che ora stiamo dicendo. Per cui oggi si fa la guerra perché dobbiamo farla, per il potere, per la ricchezza, non perché c'è un pensiero filosofico che oggi stiamo discutendo. Cioè, allora io credo che dovete, è vostro compito fare in modo che la classe politica attuale, ripeto, siamo in Italia, per l'Italia, ma possiamo anche parlare di altri paesi, fare in modo che la politica, cioè che la filosofia cambi di pari passo con la politica. Cioè, è chiedere troppo, è un'utopia, no? Sono molto d'accordo con lei, direttore. Infatti bisogna mischiare, no? L'idealismo di una pace possibile, ma purtroppo mai reale al 100%, con il realismo della situazione come lei appena ha fotografato. Io ritengo che le due prospettive vanno messe insieme. Non essere solo pacifisti, purtroppo, di fatto non aiuta molto a realizzare la pace. Qualche volta, come ha citato anche il collega, qualche volta purtroppo non possiamo fare a meno di confrontarci con la realtà bellica che l'umanità purtroppo spesso realizza. Però dall'altro lato non dobbiamo mai smettere di lavorare per la pace. E dobbiamo non soltanto vedere purtroppo dove c'è guerra in questo mondo, in questo momento in effetti stiamo vivendo un momento molto tragico sotto questo punto di vista, ma magari torniamo su questo anche più tardi, ma bisogna anche comunque fotografare gli aspetti buoni, dove siamo riusciti a realizzare una parte mai sperata. Pensiamo alla stessa Unione Europea, ad esempio, no? Nell'Unione Europea abbiamo trovato un assetto istituzionale che ormai da molto tempo, dal 45, ha reso la guerra impossibile all'interno dei confini dell'Unione Europea, diciamo, no? Adesso purtroppo sul confine abbiamo un altro conflitto, ma non voglio mischiare adesso i due temi, dato che la stessa Unione Europea ha preso il premio Nobel della Pace, mi pare nel 2011 o 13. Quindi che cosa è stato creato lì? Lì è stato creato un assetto istituzionale. Quindi, direttore, le due cose devono andare insieme. Buoni politici,
ma anche assetti istituzionali che dove magari non sempre abbiamo buoni politici, che purtroppo non possiamo garantire di avere sempre buoni politici, almeno cerchiamo di introdurre istituzioni, Unione Europea, Nazioni Unite, ma ancora più, ancora migliori istituzioni in futuro, no? Che sono una garanzia di pace anche nei momenti in cui forse purtroppo non abbiamo sempre i politici giusti. So che questo a livello mondiale è un compito o è una idea immensa. Questo momento forse ci sembra molto lontano, anche dato la momentanea situazione, ma è una prospettiva che non dobbiamo mai perdere di vista. Pensiamo che Kant la chiamava sempre idea regolativa. Se uno che è sull'oceano e non ha ben presente la stella polare, no? Non troverà mai la via giusta. È solo così possiamo avere quella speranza che ci serve, perché senza speranza, direttore, io credo la pace non si costruisce mai. Beh, noi siamo speranzosi, fiduciosi, abbiamo fede e speranza. Siamo qui per questo, per dare il nostro contributo affinché questa speranza continui a informare appunto i meno informati le cose come stanno. Ecco, dopo la vostra presenza si aiuterà in questo a far capire le cose come stanno realmente e non ciò che dicono gli altri. Professor Apostolos, lei che ne pensa? Sì, io vedo che c'è una cultura di guerra, è una cultura di guerra da anni. Per esempio, c'è una cultura della forza, della bellezza, l'eroismo, di coraggio, eccetera, eccetera. E questo lo troviamo anche nella Carta delle Nazioni Unite, l'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite si riferisce di autodifesa. Autodifesa è un principio giuridico secondo il quale uno Stato aggredito da un'altra entità ha il diritto a difendersi da tali aggressioni, come dice l'articolo. E questo l'articolo, ripeto, 51 della Carta delle Nazioni Unite, ne costituite un'eccezione rappresentando, da oggi, l'unica base giuridica per uno legittimo della forza. E con questo articolo abbiamo visto la guerra fra Ucraina e la crisi di Ucraina, per esempio. Sì, direttore, io volevo fare una domanda a Marcus. Allora, Marcus, benché non ci sia un modo per eliminare la guerra dall'orizzonte umano, non bisogna smettere di usare quello che per Kant rimane il bene più alto sulla terra, ossia la ragione. Ecco, è la ragione l'ultima pietra di paragone della verità? Non ho capito l'ultima domanda, Daniela, potresti rispondere, ripetere l'ultima parte? La ragione è la e poi? Ragione, l'ultima pietra di paragone della verità? Allora, certamente, la ragione sta al primo posto. La ragione è, anche per Kant, quella dimensione nell'essere umano che tiene alta quella speranza di cui abbiamo parlato prima, la speranza in un miglioramento dell'umanità nonostante tutto. Adesso ovviamente Kant era molto più ottimista nella sua epoca a quanto ce la sentiamo di essere oggi, e in questo sono d'accordo con il collega Apostolos, nel senso che dopo un ventesimo secolo segnato da due guerre mondiali, adesso di nuovo di fronte a una guerra che ci colpisce profondamente dal di dentro, tenere alta questa speranza non è facile, ma per Kant era una speranza appunto razionale, Daniela, come tu hai detto bene, perché soltanto una speranza razionale è quella che ci dà la bussola giusta. Se guardiamo il mondo così com'è, possiamo fare nient'altro che disperarci di fronte a tutte queste guerre citate prima anche dal direttore.
ma con una speranza razionale, ossia razionale per Kant vuol dire morale, e morale vuol dire anche giuridico, vuol dire anche istituzionale. Possiamo comunque sempre lavorare e cercare di trovare le istituzioni giuste che ci portano, anche se ci sono molti attori nel mondo che ci lavorano contro, no? Ci portano comunque verso una graduale realizzazione della pace. So che questa è una via ovviamente lunga. Ma soltanto le vie lunghe sono poi anche le vie che portano, in un certo senso, lontane, perché le istituzioni vanno costruite. E nella ragione dobbiamo però anche poi trovarci tutti. La ragione non è niente di autocratico, la ragione non è qualcosa che si impone. La ragione, e lo sappiamo oggi, si costruisce in un discorso universale. Non dobbiamo mai smettere, appunto, di tenere alto un discorso razionale a livello mondiale, internazionale. E io credo che questo discorso non deve essere fatto soltanto da politici, politici che spesso reagiscono facendo anche cadere il discorso, no? Quanti dicono proprio oggi dobbiamo trovare la via giusta per rientrare in negoziazioni con Putin, ad esempio, con la Russia, no? Il discorso non deve mai, quando il discorso finisce, diventa molto difficile a riprenderlo. Abbiamo tutti una responsabilità a tenere alto questo discorso che è la razionalità, Daniela. E a questo discorso devono partecipare tutti, anche i filosofi, ma anche la cultura, l'interesse nelle altre culture, il dialogo in un certo senso che coinvolge, no, i vari popoli del mondo nelle loro dimensioni concrete. Io credo che certe sensibilità dobbiamo sviluppare, no? Anche a livello proprio occidentale, no? E quindi proporre al mondo la possibilità di entrare in un discorso. E questa è la costruzione della pace, no? La pace va costruita su vari livelli, no? E va costruito evidentemente anche attraverso un discorso, come riusciamo a realizzare sempre più giustizia a livello mondiale, no? Perché sono le grandi discrepanze, sono le gravi differenze, quelle che fanno sì che differenze, no, possono poi scaricarsi anche in atti violenti. Un discorso appunto che considera queste varie dimensioni della pace, di una pace da costruire. Pace non significa semplicemente quando la politica riesce a far smettere a parlare le armi, no. La pace c'è soltanto veramente lì dove c'è un discorso, un interesse e dove veramente cerchiamo di realizzare una giustizia credibile e una giustizia a livello mondiale soprattutto credibile. In Kant c'è una bellissima frase, e poi mi fermo, che sta proprio scritto nella sua opera per la pace perpetua. Kant dice: una pace è raggiunta quando la lesione dei diritti e dell'umanità in una parte del mondo viene sentita anche in tutte le altre parti. Questa è la solidarietà universale, no? Non soltanto una solidarietà, a livello di un dialogo o politico o economico, no? Proprio un sentire umano comune. E nella misura in cui realizziamo questa umanità, in questa misura realizziamo anche la pace. Nella misura in cui vediamo guerre nel mondo, abbiamo la prova che questa umanità non abbiamo ancora realizzata. Almeno questa è la mia opinione. Sì, perfetto. Senta, Apostolos, cosa pensano i filosofi postmoderni della guerra? Sì. Vorrei dire un attimo, in questo che ha detto Marcus, per Sì. esempio, Kant parla come un critico filosofo, va bene, e come un filosofo che vuole un liberalismo. Per esempio, dice, dove c'è vita, c'è conflitto. Va bene. Lo conosciamo tutti. E nello stesso tempo dice è necessario di esistere una pace perpetua. Va bene. Che cosa è pace perpetua secondo Kant? Perpetua è
è un governo universale. Non ha parlato per una pace come conosciamo, va bene? È una ha parlato di uno governo universale tra tutti gli stati, va bene? Esatto, allora, tra gli stati, non sopra gli stati, no? Una repubblica universale fatta da tutte le repubbliche. Cioè l'individuo a livello internazionale. Chiedo scusa, questo è il partito quadrato, professor Apposto, io approfitto perché lei dice governo mondiale, universale. Non è per caso che noi stiamo andando verso il governo, questo verso il governo universale con la scusa delle guerre interne, ovvero, vi spiego meglio, tutti questi miliardari americani che hanno messo su un discorso mondiale, no? di conferenza mondiale, Soros e altri, non è che bisogna arrivare a questo governo centrale universale, unico governo universale. Sì, sì, sono d'accordo. Sono d'accordo. Vero? Sì, vero. E allora, e rispondo alla domanda. I moderni filosofi. Habermas. Sì, filosofi postmoderni, sì. Sì, sì, sì. Habermas era contrario all'invenzione dell'Iraq, ma ha sostenuto il bombardamento della Jugoslavia. Va bene? Anche Michael Walter dice che c'è sempre una guerra giusta. È tragico, no? E poi i moderni filosofi come Lévi-Strauss, è un filosofo che anche lui crede che c'è una guerra giusta. E vorrei dire che tutti i filosofi hanno una cultura di guerra. Sì. In che senso una cultura di guerra? In che senso? Che senso con che vedono che la guerra è una soluzione per i molti problemi che esistono nel mondo. Ma solo se giustificata. Walls parla della guerra giusta, appunto, no? Ossia nel dire che a quali condizioni può essere giustificata. È vero, cioè nel senso, no? È sempre un ragionamento che per la difesa, anche Walls dice, per la difesa... È difficile avere una posizione filosofica, dico, no? Che dice neanche per difendersi. Un po' ultimamente il Papa va in questa direzione ed è molto interessante a vedere che il Papa sul tema della guerra, no? Non ha espresso esplicitamente un diritto di difendersi, ma l'ha fatto fare al suo segretario di Stato. Alla fine, a livello diplomatico, la risposta era quella. Il Papa stesso, con la dottrina sociale della Chiesa, cerca comunque di spostare l'attenzione, come ho detto, dalla guerra giusta alla pace giusta, perché dice che le religioni devono essere operatrici di pace senza sì e senza ma. A livello filosofico-politico è un po' difficile dire neanche dare il diritto di difendersi. Non lo so, le chiedo, Apostolo. Sì. È difficile capire voi filosofi, insomma. Ecco. Allora, vogliamo la pace o vogliamo la guerra? Fatemi capire in maniera... Facciamo la pace o facciamo la guerra? Perché Putin non fa la pace? Perché Zelensky non fa la pace? Cosa voglio dalla vita? Io trovo che prima che si possa parlare anche di una guerra giusta, e appunto intorno alla guerra giusta c'è molto dibattito, no? Diciamo, questo discorso deve non portare a un passaggio veloce, no? Si dice va bene, allora la guerra è giustificata. Io credo che questo deve rimanere un discorso addirittura di ultima ratio, perché la filosofia, secondo me, prima, come ho cercato anche di spiegare prima,
a molti argomenti e molte possibilità, innanzitutto per argomentare alla pace, per innanzitutto contribuire e portare alla pace, no? Sebbene, in ultima analisi, la filosofia non può escludere la pace dal momento in cui vuole essere una filosofia per questa terra, e la guerra purtroppo finora è ancora una realtà. E fin quando la guerra è una realtà, almeno a livello di difesa o di ultima ratio, non credo si possa eliminare dai discorsi, se non deve diventare un discorso completamente pacifista. Ma i discorsi pacifisti, purtroppo, no, spesso poi infrangono di fronte alla realtà. Ritengo un discorso filosofico, però, che non parla subito della guerra, ma che prima esplora tutti i mezzi della pace, tutte le possibilità di realizzare la pace, no? Prima, come quel discorso più credibile. Se parliamo subito della guerra e parliamo come vari filosofi hanno anche giustificato la guerra, lo ritengo comunque anche un discorso pericoloso, non tra noi filosofi, Apostolos, ma se lo sente un politico, se lo sente qualcuno, no, potrebbe scambiare questo discorso come una giustificazione del suo agire, e non credo un filosofo debba o abbia la funzione di giustificare a un politico la guerra. Credo un filosofo prima deve riuscire a evidenziare e a dimostrare, a far vedere alternative, possibili alternative di pace. Certamente. Rimanendo sempre sullo stesso filone, volevo domandare ad entrambi. Eric Fromm sosteneva che la guerra ha sempre promosso la mobilità sociale, appunto, perché riteneva che le classi dinamiche sono sempre a favore della guerra. Infatti vi è una forte corrente di pensiero che ritiene che ciò sia vero. Io mi permetto di dubitarne, ma gradirei il conforto del vostro parere. Prego. Posso, non puoi cominciare? Sì. Allora, abbiamo dimenticato un'ideologia della guerra. Un'ideologia della guerra è di Sun Tzu, il più antico testo di arte militare esistente è quello di Sun Tzu. Che diceva Sun Tzu? Il più grande condottiero è colui che vince senza combattere. Questo abbiamo dimenticato noi, perché non abbiamo un'ideologia della guerra. Va bene? Sì. Mm-hmm. Professore, noi abbiamo allora direi che certamente questa della dinamica sociale è un argomento interessante, no? È un argomento interessante che specialmente ci costringe a cercare i motivi, no, anche della guerra più in profondità. E un filosofo alla fine deve fare anche questo, no? Deve analizzare, no, dove sono i momenti che poi magari portano a. Daniela, tu hai citato le dinamiche sociali, giusto? No? Prima. Sì. Ecco, questo, ma poi anche tantissimi altri argomenti. Io aggiungerei, no, a questo argomento molti altri fattori. I tempi passati in Europa, ma non soltanto, c'era anche la dimensione, se vogliamo così, religiosa, no, che può confluire e che ultimamente si è anche dimostrato che può essere una stabilizzatrice di pace, no? Ma che in passato non è stato sempre così. Altre mobilità, altre dinamiche. La stessa economia è una mobilità, la stessa economia è una dinamica, no? Che una volta fu ritenuto uno strumento di pace, perché si diceva dove si fa commercio non si uccide, e questo è anche vero, no? Se io voglio commerciare, almeno io non arrivo lì con l'intenzione di uccidere quel popolo con cui voglio entrare in rapporti economici. Ma come prima abbiamo visto, anche la stessa economia può produrre
situazioni, le posizioni di violenza, e soprattutto l'economia stessa oggi è diventata anche un fattore di autoaffermazione di popolo, e quindi può essere anche utilizzato da determinati governi come strumento di nuovo anche in servizio di una guerra. Quindi vediamo variabili, no? Variabili che non sono più fisse, no? Se prendiamo soltanto disuguaglianze, se prendiamo economia, se prendiamo religione, se prendiamo politica, e dobbiamo cercare, e forse Apostolos aveva ragione, ci mancano forse approcci filosofici abbastanza trasversali che riescono poi a mettere queste varie dimensioni insieme, no? Perché soltanto la possibilità, o alla fine lo sforzo di vedere queste varie dimensioni insieme, poi può anche spianare una strada per la pace, perché la pace si deve costruire politicamente anche, no? E questo è il problema, politicamente, sulla base di popoli, sulla base di dinamiche. I popoli hanno dinamiche, le dinamiche si trasformano in elezioni, le dinamiche sono gestibili, Daniela, anche da populisti, da partiti, proprio sono strumentalizzabili. Pensiamo soltanto alla dimensione di una guerra che ha una sua dimensione informatica, mass mediatica. Questa guerra qui ha una forte dimensione, no, mass mediatica, che le mobilità sociali alla fine, no? Quindi pensiamo soltanto a tutti questi fattori, no? E quindi capiamo come è complicato a livello politico veramente realizzare la pace. Solo individui che sono riusciti a essere grandi testimoni di pace, purtroppo sono stati pochi nel mondo, però ci sono stati. Accanto a Gesù Cristo, evidentemente, c'è stato Gandhi, c'è stato Martin Luther King, ci sono stati veramente grandi esempi di pace. Ma è chiaro che questi sono singoli. Creare la pace nel mondo, in tutte queste dinamiche, Daniela, no? Questo è veramente un compito immenso. È il realismo filosofico. Non cerca di giustificare la guerra, però cerca comunque di farci comprendere che non è poi così facile a realizzarla quando dobbiamo tenere presente che dobbiamo creare una situazione appunto stabile, no? Duratura, no? Tra tutte quante queste dimensioni. E se consideriamo tutto ciò, forse riusciamo anche a apprezzare di più quello che è qualcosa come l'Europa, l'Unione Europea, al di là di tutto. Non entro adesso in discorsi politici, specialmente perché stiamo parlando qui tra Svizzera, qui non siamo nemmeno in Europa, Apostolos che è in Grecia, so che ci sono versioni molto diverse, ma come progetto di pace, io parlo semplicemente, no, come progetto di pace, no, alla fine che comunque istituzionalmente questo è stato raggiunto. Certamente non è perfetto, no? Ma con determinati processi istituzionali e con appunto, no? Con regole giuste, no? Con procedure, con istituzioni giuste, si dà già un grosso apporto a tutto questo. In questo senso credo che comunque Kant abbia detto delle cose che restano comunque attuali. Valevoli, attuali, certamente. Direttore, lei vuole fare qualche domanda? No, solo che questo mi porta a pensare che noi viviamo in altro tempo. Questo chiaramente a posto diceva questo cinese che ha inventato, no, ha studiato la teoria della guerra. Tu dicevi altre cose. A questo punto noi non abbiamo gli uomini di una volta, che bastava una stretta di mano per definire un accordo di collaborazione e definire la pace, insomma, no? Noi prima abbiamo dei grandi uomini politici, abbiamo avuto Adenauer, De Gasperi, e Churchill e tanti altri, che non abbiamo più queste persone. Adesso, cioè, queste persone non parlano male di un altro, cercano sempre di parlare di maniera diplomaticamente, cioè in maniera saggia, in maniera che non fosse... Noi oggi abbiamo dei ministri degli esteri che offendono i due contendenti, che offendono l'aggressore, e non, ecco, le cose sono cambiate leggermente. Se noi avessimo ancora oggi personaggi politici di certa statura, dico politiche per non dire altro, io non direi che Marcus non è capace
perché no, vede che Musk è bravo e poi mi sono spiegato, cioè, reggo il concetto. Io non voglio parlare altrimenti qua succede un 48, ciò che dice un giornalista, ma la situazione è che noi abbiamo un periodo molto difficile e che non sappiamo come comportarci, perché dovuto alla classe politica che non abbiamo. Noi abbiamo uomini, persone che fanno politica per certi scopi, per certi fini, perché altrimenti la guerra è già finita. La guerra è già finita in Russia e anche in altre parti del mondo, se fosse un po' di buona volontà, di solidarietà, di comprensione, di disponibilità, questo non c'è. E finché non c'è questa disponibilità e comprensione, e ciò che diceva, dubito che le guerre finiranno, anzi aumenteranno, tutto per raggiungere quel fine che diceva prima Apostolos, il governo mondiale. O sbaglio? No. Io sono d'accordo. Prego? Io sono d'accordo. Sei d'accordo con questo? Sono d'accordo io, ma con due... Chi metterà la grossa dalla sua? Con male sta d'accordo con me, perché non tanto. Prego, Marcus. Ah, scusate, no, questi con due precisazioni. Siamo in realtà non, almeno nella nostra emisfera occidentale, non in una stagione di grandi personaggi che emergono, e non le vediamo nemmeno che stiano arrivando. È cambiato un po' anche, diciamo, le condizioni sociopolitiche per l'emergere di grandi personaggi. La società oggi è organizzata meno in senso verticale, no? che favorisca l'emergere di determinati personaggi. Oggi siamo costruiti più in rete, no? Come siamo anche adesso, no? Ci connettiamo grazie alla rete. Dobbiamo fare della necessità virtù, caro direttore. In assenza di grandi personaggi, dobbiamo prendere quello che abbiamo. E questa è la rete, la collaborazione. Invece di un politico capace di realizzare la pace, dobbiamo cercare di costruire sempre più una rete tra persone che, per i vari background culturali che abbiano, che può essere filosofico, che può essere religioso, culturale, economico, che può essere qualsiasi cosa, no? Sono persone che insieme vogliono contribuire alla pace. Credo che intanto possiamo fare soltanto questo, perché non vedo una opzione credibile, metterci senza agire e aspettare che emerga qualcuno. E così magari prepariamo di nuovo altri tempi. Se riusciamo a sensibilizzare di più le nostre popolazioni, no? A immettere più cultura, più valore, più il senso della pace attraverso questa rete, magari prepariamo poi di nuovo anche il terreno per l'emergere di nuove personalità di cui appena ha parlato. Io vedo la visione un po' così. Intanto la questione del governo mondiale, allora sì e no. Capisco le paure dietro. Io non voglio un governo mondiale in nessun modo, né in senso politico né in senso economico. Io sono contro i monopoli in tutti i sensi. Il mondo è più libero, meno monopoli abbiamo, in un certo senso, e questo è vero, no? Questo senso, appunto, no? Anche di rete o di avere più centri, questo credo che sia comunque una dimensione buona e valida del pensiero liberale. Però non dobbiamo neanche diventare vittime della retorica di un governo mondiale, cioè nel senso, qualche volta, no, questi poteri si impongono anche perché determinate retoriche che poi si diffondono con i social media lavorano anche in servizio del loro potere stesso. A volte il potere si costruisce anche attraverso il narrativo, no? e l'effettivo discorso che si fa specialmente attraverso i social media. E contro questo che cosa serve? E poi mi fermo. Che cosa serve contro questo soltanto? Coltivare il pensiero critico, no? Coltivare la cultura. E credo che su questo binario dobbiamo andare avanti senza diventare ingenui. Senza diventare ingenui vuol dire anche che, anche se siamo una nazione o se siamo una parte del mondo che non vuole fare la guerra,
qualche volta purtroppo mezzi per almeno per poterci difendere, quelli li dobbiamo avere. E credo che questo rimanga. Mancano due minuti alla, no, un minuto alla conclusione. Purtroppo il tempo è tiranno. Vogliamo ricordare come battuta finale, quindi è una domanda che pongo sia a te, Marcus, che al professore Apostolus. Vogliamo ricordare la frase che pose Einstein nel catteggio del 1933 con Freud, intitolato proprio Perché la guerra? C'è un modo per liberare gli uomini dalla guerra? Sì, siccome la guerra è dappertutto, come ho detto, si trova nella economia, è dappertutto, dobbiamo capire questo che diceva Tucidide: la guerra è patologia e niente altro. Esatto, e io semplicemente chiuserei con un'altra frase di Einstein che ha detto: io non so con quali armi si farà la terza guerra mondiale, ma una cosa è sicuro, la quarta sarà fatta con le pietre. E io credo che questo è il più intenso appello veramente di tornare alla ragione a livello globale. Certamente, hai fatto una bellissima citazione. Il tempo è concluso, è terminato purtroppo. Devo lanciare la sigla. Ringrazio tutti e vi saluto calorosamente. Direttore, a lei i saluti finali. Sì, un secondo. Noi dobbiamo reinvitare voi due a un'altra conversazione su questa rete. Parleremo ancora di filosofia e pace e non più da guerra. Grazie. Grazie mille, grazie a tutti. Grazie. È stato un piacere. Grazie. Grazie. Il Corriere Nazionale, quotidiano di informazione online. Notizie a 360 gradi con occhio esperto, aperto a commenti positivi e negativi. Nella redazione lavorano molti professionisti di ogni regione d'Italia e dell'estero, eterogenei tra loro, ciascuno con la sua storia e le sue competenze. Ed è questa disomogeneità, unita al rispetto per le persone, che fa sì che l'informazione sia sempre tempestiva, approfondita, priva di condizionamenti di qualsiasi tipo, pluralista e senza filtri. Tante penne per fare informazione libera e di qualità. Anche i lettori trovano spazio per esporre i loro punti di vista dentro e fuori i confini nazionali. Servire gli italiani, non servirsene.